Ma come nasce la storia della Grignani? Dunque, in breve, in sintesi è questa. La storia della Grignani inizia nel 1945, pochi mesi dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Un gruppo di amici con a capo Ciccio Valcarenghi, un dentista di Lodi, per onorare la memoria di un loro amico purtroppo fucilato, caduto in quei tristi giorni vicini alla liberazione, appunto decisero di onorare la memoria del loro amico Rosolino Grignani, che lavorava in una tipografia qui a Lodi, e come tali appunto si assunsero l'onere, per quei tempi abbastanza alto, di fondare un'associazione in tempi in cui c'era ben altro da pensare. C'era da mangiare innanzitutto, e il mangiare era poco, e da ricostruire l'Italia, ma loro decisero di farlo comunque. Da lì è iniziata una bellissima storia che dura tuttora. Abbiamo avuto fasi alterne, come in tutte le associazioni peraltro, abbiamo avuto dei periodi di grande presenza di campioni. Cito tra i tanti qui il nostro Franco Marchesi, che opera tuttora come consigliere speciale della Grignani, i Fogo, gli Strepponi, i Gaboardi, Mattelloni, Bizzoni, non vorrei lasciarne indietro qualcuno, Guerrini, ce ne sono stati tanti negli anni 60 che hanno dato lustro alla società. Io sono entrato tardi, anche perché sono emiliano di origine, quindi sono in qualche modo un importato. Ho iniziato tardi a conoscere la Grignani, l'ho conosciuta quando l'assetto societario era ancora abbastanza buono. Allora c'era il presidente Ennio Boriani, purtroppo defunto, scomparso anche lui, e segretario storico Zaninelli Innocente, che lo è stato per un sacco di anni. Sono stato introdotto, ho cominciato l'iter con la Grignani, prima da consigliere, adesso ne sono il presidente e anche allenatore quando mi si concede il tempo libero, insomma. Ecco. Bisogna avere una gran passione per fare pugilato? Sì, bisogna avere una gran passione, perché a differenza di altri sport, è comunque uno sport molto competitivo, ma qui occorre una marcia in più, perché oltre alle doti atletiche, quindi forza, velocità, tecnica, precisione, occorrono anche le doti che noi chiamiamo di grinta, non di cattiveria. La cattiveria è un'altra cosa, occorre la grinta necessaria per affrontare ad armi pari un altro uomo, preparato come te o forse anche di più a volte. E quindi occorre quella marcia in più che si chiama coraggio, il coraggio di affrontare in singolar tensione un altro uomo. E purtroppo non tutti ce l'hanno. Io, come ho detto prima, ci sono dei ragazzi che dal punto di vista atletico ci hanno dato ottime dimostrazioni, ma quando si è trattato di combattere nel vero senso della parola, purtroppo hanno mostrato il lato debole della loro persona, cioè la mancanza di quel pizzico di coraggio che gli ha impedito di diventare dei campioni. Abbiamo parlato di preparazione, qual è la base di questa preparazione? Allora, noi abbiamo molti esercizi, peraltro in comune anche con altri sport, ma noi ci differenziamo perché dobbiamo tenere potenza e velocità, dobbiamo trattarli sullo stesso piano, nel senso che una velocità senza potenza va bene, ma però non ti dà scarsi risultati. Una potenza senza velocità è deleteria, perché rischi di prendere più botte. Ecco, quindi noi dobbiamo sposare questi due concetti, per cui alterniamo esercizi di velocità. Qui alle mie spalle c'è uno che salta la corda, e questo è uno di quelli, ma non è uno dei soli. Abbiamo la corsa, abbiamo moltissimi esercizi a corpo libero, che mi pare che prima abbiamo dimostrato, è vero. Dobbiamo avere una grande mobilità di gambe, di tronco e anche di braccia naturalmente, ma anche di tronco. Il tronco per noi deve essere come un cuscinetto. Ciao! C'è un campionario di esercizi molto vasto, che riguarda anche gli addominali, che per noi devono essere un po' una corazza. Dobbiamo poi badare a proteggere il volto, e qui dobbiamo sentirci franchi e sicuri che anche se arriva la botta dobbiamo essere a posto, è vero? E quindi abbiamo molti esercizi a corpo libero e con i pesi per potenziare questa fascia,
che generalmente nelle persone comuni lavora poco e noi dobbiamo farla lavorare molto per avere quella mobilità per schivare e anche per incassare e anche per evitare di incassare e di prendere più del necessario. E quindi dobbiamo tonificare molto questa fascia, la fascia centrale del corpo, lombari, addominali, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un vastissimo campionario di esercizi che dobbiamo sempre comunque fare. A seconda poi della tipologia del ragazzo che abbiamo di fronte, il longilineo, il normolineo, il brevilineo, vanno trattati in maniera un po' diversa, a seconda appunto della tipologia fisica. E questo è molto importante. Qui sta l'intelligenza del preparatore, variare gli esercizi a seconda appunto del tipo del soggetto che ha di fronte. Fatto questo, fatti gli esercizi preliminari di ordine atletico prevalentemente, si comincia poi a colpire pian piano per imparare l'ABC, per imparare la tecnica per colpire, si cominciano a colpire i sacchi. I sacchi non parlano, non reagiscono, ma sono molto importanti. Una volta imparata bene la tecnica per portare i colpi, eccetera, e muovere il tronco anche conseguentemente, si comincia a salire sul ring e sul ring cambia un po' tutto. Lì si comincia a vedere l'impostazione dell'uomo, l'occhio che ha per le distanze, la possibilità di indietreggiare, di schivare, eccetera. Lì comincia un altro capitolo importantissimo, che viene appunto in conseguenza di una robusta preparazione atletica. Ci deve essere, allora, noi diciamo sempre che fatto 100 il bagaglio di un pugile, il 70% dipende dalla preparazione atletica di base. Quindi grande utilità, forza, velocità. Quando c'è questo benedetto 70%, il rimanente 30% lo si fa con la tecnica sul ring e con i sacchi. Ecco.